sono partiti questa mattina i lavori alla scuola di Mercatale? Sono partiti i lavori alla scuola, quindi sono partiti anche in modo più ampio di come si era detto, quindi essenzialmente anche sul Resede. Questa collaborazione, come dicevamo, ma io credo sia qualcosa di più di collaborazione, lo vorrei sottolineare, importante nel comune di Buccio, nel sindaco Fanzini. Lavoriamo insieme su tutto ciò che riguarda Mercatale e Levani, oltre che anche su altri temi di interesse generale. Grande manutenzione, quindi la manutenzione è il nostro punto e elemento prioritario, naturalmente con le risorse finanziarie che abbiamo, con gradualità. Sulla scuola avevamo detto, avevamo fatto un'assemblea, due o tre assemblee veramente con i genitori. Interveniamo anche in maniera più ampia perché rimettiamo a posto anche Resede, in maniera sia nel tratto di entrata che poi successivamente quando i tempi e la tempistica sarà idonea, cioè nel mese di novembre, perché dietro dobbiamo o possiamo potare solo nel mese di novembre, per dare un parco giochi e un parco di attività anche didattica alla scuola, oltre alla ristrutturazione del tetto, gli infissi, tutta la facciata, quindi verrà un bel intervento. E questa è una bellissima scuola, una volta ristrutturata per Mercatale sarà uno dei fiori dell'occhiello per i prossimi 20 anni. Questa ristrutturazione, l'obiettivo è terminarla prima dell'inizio della scuola? Sì. Lavoro sul tetto prima dell'inizio della scuola. È la prima fase dei lavori che poi riguarderanno anche la messa in sicurezza del tetto, le facciate e ovviamente gli infissi più il resede esterno, ma è un'accelerazione dovuta anche al fatto degli eventi di questi giorni, ovvero la pericolosità che queste piante rappresentano. Sono delle tipologie di Pinus nigra, tipologia di pianta debole che cade facilmente, quindi abbiamo accelerato questo aspetto per motivi di sicurezza. Il secondo elemento di riflessione è che comunque manteniamo una promessa che avevamo fatto ai genitori nel corso dell'ultima assemblea a luglio, dicendo che era impegno delle due amministrazioni che prima della riapertura delle scuole si metteva a regime quello che era stato promesso in termini di sicurezza e di risistemazione delle sedi esterne. Quindi siamo soddisfatti perché abbiamo dato via ai lavori in uno spirito di collaborazione tra le due amministrazioni, che è quello che serve soprattutto in questo momento a questo paese. Collegato a questo progetto, è qui con me l'assessore all'ambiente e all'urbanistica del comune di Buccine, abbiamo messo in piedi un progetto anche di ricostituzione di quello che può essere la riflessione che deriva dall'abbattere delle piante, ma nello stesso tempo da ricostituire altre iniziative che possono dare soddisfazione. Quindi nel parco della scuola alberi saranno ripiantati? Nella giornata dell'albero, che è a novembre, noi faremo proprio un'iniziativa dove a Mercatale, insieme all'amministrazione di Montevarchi, andremo a ripiantare le piante che oggi vengono abbattute per motivi di sicurezza. Saranno alberi di tipologie diverse, meno pericolose e comunque che possano rendere il parco della scuola vivibile e molto, molto verde.